Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, torniamo nella Big Vanilla 2, finalmente si ritorna con un video. Come abbiamo spiegato, questo periodo sarebbe stato un po' così perché ci sono un sacco di partecipanti a Big Vanilla che partono per vacanze e tutto quanto, quindi era molto difficile organizzarsi per fare le varie prove e le varie cose. Di conseguenza abbiamo pubblicato anche un pochino meno anche noi perché non sapevamo bene cosa fare all'interno della serie. Ma da qui in poi tornerà tutta la normalità, perché oggi daremo il voto a tutti i regali che abbiamo ricevuto nella Big Vanilla 2 durante questa prova. E nel prossimo video annunceremo i punti guadagnati dei regali Natale per tutti quanti e la nuova prova della Big Vanilla 2. RF, roba forte! E in queste settimane, vi dico già, ma lo sapete, ci sarà il prossimo evento della Big Vanilla 2 con gli Hunger Games che verranno fatti in live streaming. Quindi preparatevi perché si torna bomba e si riparte a fare le cose strafighe. Ma, prima di tutto... abbiamo un nemico! Gadgetto! Abbiamo un nemico. Chiaramente! O più nemici se consideriamo anche i polli dei nemici, dipende dal punto di vista. Cioè... però ci hanno invaso a casa con i polli. Esatto! Esatto, e in più ti ricordi che l'ultima volta quando abbiamo giocato ci tiravano le uova addosso e nel server c'era solo Nico, quindi abbiamo pensato potesse sì. essere lui? E non i polli letto, però tornano. Però io mi sono indicato di leggere i commenti per avere la conferma, lo sai? Ah, qui non lo so. E guarda, ormai c'è diventata una trollata. Aspetta, vi faccio vedere che bellini questi messi qua. Ah, sì, perché messi. Mi sa che non li avevo messi ancora, o forse sì. Non mi ricordo se li abbiamo messi in però video sono stracarini, o raga. Fuori rec. Quindi. Sono super top e li hanno ricambiato il quadro. Però sai che più lo dici più lo fanno? Sì. È chiaro? Ma io vorrei solo semplicemente il quadro che ho scelto per casa mia, non mi sembra di chiedere qui tanto. Abbiamo i regali di Loco, ti direi di vedere prima questi. Allora, Elytra che me l'aveva promessa. Enchant Book con Piercing 4, Sweeping Edge, Smite e Punch. Very good. Due diamantini, ok, e una name tag. Se vuoi far vedere anche la mia che ancora non ho toccato nulla, almeno si vede. Allora, vabbè, le due Fish Rod, la Shulker, il Dragon Head, l'Elytra, la name tag e due diamanti. Perfetto. Perfetto. Ok, l'Elytra io per adesso non me la metto perché la utilizzerò solo quando mi serve. E posto, invece Steph. Andiamo a vedere se ci hanno fatto altri regali e dopodiché mi sa che diamo il voto ufficiale a tutti quelli che ci hanno fatto un regalo. Mm-hmm. Tutti gli altri ovviamente sarà zero e di conseguenza non prenderanno punti, ma quello era scontato fin dal principio. Buongiorno. Perché se non ci avete fatto regalo meritate anche la cagarella, non solo lo zero. Buongiorno. Non mi guarda, sì. Vabbè. Molto divertente, cara. Non l'hanno fatto tutti dal 2001 no, su Minecraft. Io non l'avevo mai fatto, quindi... Ma hanno chiuso pure la porta. Sì, chiudono la porta e rimettono il quadro. È sempre così, Steph. È sempre così. Da, non era questo. Perfetto. Ma io ormai ci rinuncio. Ho terminato la casa, cioè nel senso che ho aggiunto due dettaglietti in croce, se poi la vuoi vedere. Allora, ok, adesso andiamo poi a vederla. Sto controllando perché abbiamo il regalo di Nico, che avevamo già visto. Le pecorelle non mi sembra che siano state toccate ulteriormente. Mucche, polli, mi sembra tutto abbastanza ok. Sai che secondo me non ci ha fatto regalo nessun altro? Mi sa proprio di no. Vero? Maledetti infami. L'abbiamo ricevuto allora da Nico, Loco, mm-hmm. Marci, Mark, Light, Sparks. Ok, Carly. Carly, Kendall, che ovviamente non ce lo possiamo dimenticare, e mi sa basta pure. Dici? No, Dr. Cat, che ci ha fatto il regalo con Music Box, mi ricordo. Allora, secondo me Pogo non ce l'ha fatto. Non ci ha fatto il regalo, Pogo, bella faccia. Che noia, Loki. Carpi non l'ha fatto. Carpi mi sa che non ci ha fatto il regalo. Esatto, adesso sto cercando di pensare ai partecipanti. Allora, Marcia ha fatto una sorpresa per tutti. Infatti andiamo a vedere anche quella. L'ho vista perché l'ho vista quando stavo sistemando casa, però non l'ho voluta toccare per tenercela per il video. Che ne pensi? Non è top, non è wow, questa è stunning. È molto carina. Ho aggiunto, vabbè, banalmente le lanterne. La campana era originale? Era così. Con il blocco d'oro che avevamo già, infatti l'ho preso dal nostro passaggio segreto e l'ho lasciata così. Non ho ancora fatto gli interni. Infatti puoi iniziare anche gli interni volendo. Esatto. Allora, ok, andiamo a vedere sto libro di Marci e vediamo se magari lo sponge qualcos'altro. Cioè ragazzi, il portale del Nether al centro era davvero brutto. Un fan mi ha consigliato di farlo bello con allegato un portale che gli piaceva. Ho così preso la palla al balzo e ho deciso di costruirlo, facendo in primis una sorpresa a lui ma anche un regalo a noi, Marci. Ok, andiamo a vedere. Mi pare che l'ho visto perché ho visto la sua miniatura ed è una roba incredibile. Io non l'ho visto, sai, quindi sorpresa. Tra l'altro ricorda abbastanza la Big Vanilla 1, secondo me, perché nella Big Vanilla 1 il portale non era, era quella la spada strafiga. Ah, lo vedo già da qui, sì. Era una spada però dritta, quindi questa è diversa. Sì, è diversa, però appunto è bella. Bello, sì. Mi piace. Allora, attenzione a non cadere nei burroni.
è enorme, tra l'altro. Hai visto quanta roba è stata villata comunque durante queste settimane di Natale? Eh sì, eh sì. Cioè, tipo, il villaggio era nulla e in due settimane è diventato pienissimo. Magari non abbiamo fatto prove super entusiasmanti e cose incredibili. Però si vede che sono andati tutti un po' avanti con le costruzioni. Esatto. Ed è una roba molto carina. Noi compresi, perché abbiamo finito la nostra casa definitiva. Ecco, giusto questi sorta di lampioni con torce. Niente. Ma forse li ha fatti, spero, provvisori. Cioè, non... Po' triste. Esatto, cioè, i lampioni ci sono mille modi di farli carini, dai. È fighissimo questo. È fighissimo, sì. Porca miseria. Ma che bello. Anche perché poi da qua vedi anche la montagna. Ma guarda il fatto che spreche. Raga, mi sa che ho il bug con la resource pack che mi si deve essere disattivata. Però è fighissimo. Dicevo che la cosa bella è che sfrutti diversi portali per fare, capito, tutta la spada così bellissima. E qua entri e vai, ovviamente dagli altri è più scomodo entrare, però non servono, quelli sono ovviamente estetici. Molto figa, molto figa. Cioè... Andiamo a vedere anche il museo, perché secondo me non l'ha toccato nessuno. Anche vero? Secondo me. Io avevo intenzione di... Ma perché allora non l'hanno capito? Infatti nei commenti... No, ma aspetta, dovevo dirti io, vai. Perché c'è anche chi l'ha capito. Lo volevamo sistemare io e Light insieme. Arredare. Cos'è che stai zitto? Stavo guardando delle cose, aspetta un attimo, vediamo. Per il mio migliore amico, bella faccia. La giocata strategica, capito? Sì. Allora, quindi lo volevate fare tu e Lightning? Sì. Ci sta. Perché vogliamo farlo simile al museo di Animal Crossing, quindi avevamo già un'idea, anche perché tanto... Come abbiamo immaginato, sia io che lei, non lo sta facendo nessuno, quindi ci piacerebbe farlo noi due. Quindi fai ovviamente un video da sola? No, non so se è un video o se registro. Vabbè, se vuoi registro. Sì, e magari registri, si vedono e ti fai il video clip da sola. No, proprio un video intero da sola. Non mi devo fare il video! Sì, vai. No, io me lo volevo fascialla, tipo quando ci sentiamo per chiacchierare ci mettiamo a buildare, capito? No, io però invece... se vuoi posso anche registrare, così si vede la clip delle cose che facciamo. O magari faccio anche un video con lei, cioè è valutabile tutto. Ci fai un video. Che così non lavoro. No, quello che stavo dicendo è che secondo me le persone non hanno capito una cosa. Secondo me era abbastanza scontato, ma evidentemente no, perché se non l'ha capito nessuno vuol dire che è stata colpa mia. Io ragiono sempre così. Se una persona porta un nuovo animale dentro un museo che non c'è, ok, è quella persona a ricevere dei punti bonus. Non sono dei punti che vanno al montepremi degli Hunger Games. No, vabbè, ma era chiaro. No, secondo me non l'ha capito nessuno. Perché a me l'unico che l'ha chiesto è stato Loco in privato su WhatsApp. Ok. E quindi evidentemente sta cosa non è chiara. E secondo me nessuno ha fatto nulla, perché pensavano di aumentare il montepremi, non di guadagnare dei punti extra. Invece, ogni animale o mostro che non c'è, che si porta qui e che resta in vita, fa guadagnare un tot di punti, certo, in base alla difficoltà al partecipante. Come arredare questo posto. Quindi sono tutti punti, infatti, extra che si possono fare. Io volevo... in questa build di comunità. E esatto, ce ne saranno altre con questo scopo. E quindi è uno di tanti progetti. Volevo arredarlo proprio per questo motivo. Anche perché poi lo sai che a entrambe piace Animal Crossing. Quindi volevamo fare proprio stile museo Animal Crossing, capito? Che ci che sta. Secondo me è esatto e carino fare un po' la citazione. E siamo le persone perfette per fare la citazione perfetta ad Animal Crossing. Perfetto. Esatto. Allora, scappo via. Stavo per cadere in un buco, aiuto. Un sacco di chest. Dobbiamo dare i voti, giusto? Sì, però occhio, perché rischiamo di far esplodere la zona di Mark. Perché è pieno zeppo. Qua bisogna torciare un pochino, cioè... lo so. Ma è Mark che se ne deve occupare. Guarda come ho torciato io la mia zona. Sì, infatti la sua zona è troppo buia. Esatto. Qua da noi va bene, cioè spona veramente poca che roba. Che poi ho una domanda da fare. Non so se tu sai la risposta o altrimenti la chiedo a chi mi sta ascoltando. Io gli occhi del gatto, quelli lì, li volevo fare con la smooth quarzo. Con il smooth quarzo. Non so come si dice in italiano, però quello. Perché vedi che questo è quarzo normale, fa un effetto un po' strano. Ma io non so come si faccia smooth. Ho capito. Cioè tu lo sai, devo metterlo in qualche macchinario. Nella grindstone, credo. Non ce l'ho la grindstone. Vai, la fai. Vabbè, confermatemi come posso trasformare quelle scale di quarzo in quarzo smooth. Sarà levigato, non lo so come si traduce in italiano, perché un Minecraft in inglese che mi interessa. Allora, detto questo, abbiamo ricevuto meno regali di quanto pensassi. Sì, decisamente. Sono sì, decisamente triste. Sono un po' delusa in realtà. Sì, cioè ero qui pronto a dire, oggi mi apro un altro po' di bei regali, che figo, facciamo una bella... Cioè, no. Possiamo dirlo? Che tirchi. Beh. Oppure possiamo dirlo ancora meglio? Che canalle, e questo chi lo vuole capire lo capisce, non dirò che cos'è, non lo capirete. Vabbè, lo capiscono solo in un posto.
allora, in Sardegna, esatto, quindi lo capiranno solo loro. Ok, se vuoi far capire solo loro, lo capiranno solo loro, va benissimo. Io me ne vado a fare diamanti mentre diamo i voti. Ok. Perché io così faccio qualcosa nel mentre. Vorrei cercare, se dove si possono trovare tanti fiori. Mi servono dei fiori specifici, penso che siano le peonie, quelli rosa alti, credo siano le peonie. E mi servono quelli, me li vado a cercare, va. Vai. Vado. Allora, ok, quindi, ragioniamo sui voti mentre vado in miniera. Occhio che è notte però. E quindi? Cioè, freghiamo. Ma aspetta, no, che te muori e dormiamo. Ma no, non c'è... no, ormai no. Sono equipaggiata. Anche bene, perché dai. Guarda che il server è diventato difficoltà maggiore, quindi ci sono i mob un po' più forti. Ma niente, se devo dormire in mezzo ai polli. Mannaggia la mia esistenza. Io voglio sapere chi è il colpevole, chi mi tocca il quadro tutto il tempo. Non lo so veramente. Allora, secondo me, guarda, o Nico o Loco potrebbe fare una roba del genere, che magari l'ha sentito e quindi ne approfittano per farmi arrabbiare, non lo so. Potrebbe essere. Qua salutiamo il Garibaldi intruso. Spero almeno, magari era che è straveloce, cioè non lo so. Magari lo possiamo regalare a qualcuno. Lo devo provare. Però possono fare un po' come lo Ying e lo Yang, capito? Beh, cioè, sì. Il Garibaldi Ying e il Garibaldi Yang, insomma. Lo chiamerò Garibaldi l'intruso. Allora, partiamo sui voti. Esatto. Avevamo promesso a Kendall di salire con il mio voto a 7, se ti ricordi, perché c'era stata la contrattazione. Gli stivaletti erano. Gli stivaletti, mentre è rimasto concordato che Nino è 1. No, io avevo detto 3, se proprio non vogliamo essere cattivi. Va bene. Dai, 3. Ok, quindi Kendall... Non posso salire di più, ragazzi, da noi fake. Prende 7 e 3 come voti. Per un totale di 10 su 20 che poteva prendere da no, forse voti. Io avevo dato 5, avevamo fatto la media che me la prendeva. Va bene, 3. È impossibile che hai dato 5 per Nino. Cioè, comunque un regalo sbagliato. Era o 1 o 3. 5 proprio te lo stai sognando. Ok. Poi, su chi andiamo? Carly per me 10 su 10. Carly è 10. Perché? È pensato tutto in modo troppo esatto. Carino per non dare il 10. Esatto. Sono pienamente d'accordo, non mi lascia nessun dubbio Carly, cioè secondo me è un 10 punto e stop e c'è poco da ragionarci. Poi Marci ci aveva fatto il labirinto con tutta la robettina e poi nella chest c'era un'ora di building per te e tendenzialmente basta. C'era qualche altro oggettino, ora non me li ricordo tutti, sì, però devo c'era... dire che mi è piaciuta moltissimo l'idea del labirinto, è stato molto divertente. Voto? Ah, io sono indecisa tra il 9 e il 10, perché comunque mi piace il fatto che abbia realizzato qualcosa di originale. Io considero che gli do 8. E allora gli do 9. Ok. Quindi Marci 8 e 9 come i nostri voti. Mm-hmm. Tanto nel mentre magari compaiono in editing, esatto. Così c'è tutto il bel recapino. E io do 8 perché comunque mi è piaciuta l'idea, secondo me è stata molto molto originale. Però poi, in fin dei conti, tolta l'experience, è rimasto poco e nulla. Cioè, ok per Fere, ma per me niente. E quindi ero un po' offeso. E quindi... E quindi 8. Va bene l'8. E poi, su chi andiamo? Nico. Nico 10. Perché ricordiamoci, sì, Nico ha fatto da una parte arancia e dall'altra parte Garibaldi. E comunque un Garibaldi lento. Ah no, io però ho promesso che non potevo dargli 10. Perché? Per via della velocità di Garibaldi. Vedi che mi stavo dimenticando. Però diciamo c'era arancia fuori casa. Mi sta venendo il dubbio mi che ce l'hanno rubata. Ma oggi già. Non si sa mai. Ok, quindi non potevi dare 10. No, gli avevo promesso l'8 perché la velocità di Garibaldi non soddisfaceva. Ti ricordi? Ah vabbè, per me è comunque 10. No, no, arancia 10, sono 10. D'accordo anch'io. Quindi 10 più 8. Ok. Ok. Poi abbiamo Loco, che gli abbiamo promesso il 10 promesso perché ci ha fatto la corruzione delle vidra. Cioè mi ha fatto scegliere il regalo, mi ha dato esattamente quello che volevo, quindi ed era poi patteggiato con il 10, quindi va bene. Va bene così, va bene così. Poi Lightning 10 io. Ok. E beh, mi ha fatto la chestplate uguale a quella del video. Esatto, uguale a quella del video, mi è piaciuto molto il pensiero comunque che abbia pensato a questo dettaglio, quindi per me è un 10. Per me invece un 5 perché non c'era niente di troppo particolare. Ci sta. Ho ragione in due modi. O è molto emotivo il regalo, oppure divertente, quello che vogliamo, oppure deve essere tanto tanto utile. Non era né una né l'altra, secondo me. Ha sprecato tutte le sue energie per fare il regalo bello. Sì, è plausibilissimo. E quindi, perché ovviamente siamo amiche, quindi ha fatto un regalo molto bello a me e a te ovviamente l'ha fatto un po' più leggero. Comunque c'è da notare che in un modo o nell'altro è andata male sempre a me sui regali. Sì. Come a Natale, dato che ho fatto dei bei regali e lei ma stai zitta, abbiamo preso il meta quest. Ti ho detto che me lo sono comprato da solo. I soldi sono
di tutti e due. Ho capito, ma ci ho pensato io. Guarda, dobbiamo litigare che dopo Natale. Io. Non mi hai fatto il regalo di Natale, punto. Non te lo farò mai, perché non li usi mai i regali che ti faccio. Appunto, quindi fai schifo. Tu fai schifo. Tu fai schifo. Io non trovo le peonie. Ho trovato dei fiori, quelli rossi alti, ma non le peonie. Ho preso anche quelli rossi, che ho detto, okay. Male che vada, se non li trovo, gli altri. Io mi sa che un po' di ferro lo prendo, perché non mi sembra che abbiamo tale ricchezza da poter lasciare. No, noi abbiamo poco, vai, prendi. Il ferro in giro. E stavamo dicendo, quindi, Lightning è fatta. E poi abbiamo Sparks, che non mi ricordo benissimo. Era un regalo unico per entrambi, c'erano un po' di oggetti. Un po' di oggetti, un po' di mats. Io sono su 6. Anch'io. Cioè, per me quel tipo di regalo è la sufficienza, capito? Certo, vabbè, poi non ci conosciamo benissimo, anche quello, ovviamente, ancora. Però, secondo me ci sta. Vabbè, vabbè, svaluto sempre il solito discorso. Uno magari certo. Può fare anche un regalo molto stupido, molto divertente in generale. E anche se non ci si conosce troppissimo, secondo me funziona. E gli oggetti regalati carini, utili, niente di troppo P, e quindi secondo me un 6 su 10 ci sta. E quindi 6 da parte di entrambi. E poi chi ci manca? Dottor Cat, non mi ricordo che c'è regalato. A me aveva fatto il music box, non riesco a dirlo, okay. Con i CD di Minecraft, c'erano anche dei diamanti e i fiori. E a me? Se non te lo ricordi tu? No, non me lo ricordo. C'era qualche oggetto anche per te, secondo me. Sì, mi pare sempre un po' di diamantini. Forse un po' di bambù. Non me lo ricordo. Forse c'era qualcosa col bambù. Sì, 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 può essere. Comunque, già che me lo sono dimenticato, non è positivo, secondo me. Esatto. Ti direi un 6 di 10 anche lui. Sì, un 6, dai. Ok, siamo in accordo sul 6 di 10, va bene. E poi, Mark? Mark, allora, a me ha fatto Garibalda, te ha fatto tutti gli utensili per costruire e ti aveva fatto il doppio regalo, giusto? Esatto, perché poi mi ha regalato anche l'asce nederite. Ok. E ricordati che ha fatto anche la stalla di Garibalda, giusto. Che comunque è compreso nel regalo. Per me, io ti dico, 10. Nel complesso, contando che la stalla la volevo già. Gli utensili comunque erano ancora con quelli in pietra, quindi è stato molto apprezzato per me un 10. Sì, sono d'accordo, perché a me è piaciuta tanto l'idea di Garibalda, cioè secondo esatto, me cioè, era è la stata mossa, molto cioè ha creato un meme. Sì, e poi anche il fatto che era lì stai accoppiando, un meme che continua, quindi secondo me ci sta un sacco. Tolto l'intruso, che è stato un incidente del percorso. Ma com'è possibile? Io non lo voglio sapere. Poi, chi manca? Abbiamo fatto tutti. Ci siamo dimenticati. Abbiamo detto Kendall, Carly, Marci, Mark, Dottor Cat. Allora, io mi Sparks, riguardo la lista dei partecipanti. Lightning. Allora, poi abbiamo Bella Faccia che non ha fatto niente. Ok. Carly l'ha fatto, Carpi no, Dottor Cat sì, Kendall okay. Sì, che noia no. Light sì, Loco sì, Loki no, giusto? No. Marci e Mark abbiamo già detto, Nico abbiamo detto, Pogo non l'ha fatto, Sparks e basta. Ok. Poi ci siamo noi, quindi abbiamo fatto tutti. Ok, quindi abbiamo concluso le nostre votazioni ufficiali. PS, non saranno tutti i video multipop, perché mo ce lo chiedete, lo sono sicuro, bla bla. No, sarà no, solo ed esclusivamente quando Fere billa qualcosa di importante. Esatto. Quindi quando Fere sta billando roba importante, io nel mentre sto facendo altro giocando, avrete entrambe le inquadrature e vedrete un po' e un po'. Quando sono video normali li teniamo normali, anche perché richiede comunque più editing, più roba di casina di registrazione, mandare i file, insomma ha un sacco di complicazioni ovviamente il multipov, quando ne vale la pena lo facciamo, quando non ha senso perché vabbè. Non c'è niente interessante, tipo Fere che cerca fiori, capite esatto. Bene che ce lo possiamo risparmiare. Cioè sono in mezzo a una foresta di bercia a cercare fiori, non sto facendo niente di che. Però ne ho già trovati 9, ne vorrei forse qualcuno in più. In questo video dovevamo aggiungere la build della sfida vincitrice. È vero, ce ne siamo dimenticati. Perché non mi ricordavo quando doveva uscire il video, ma è uscito oggi che stiamo registrando, che è martedì e questo video esce domani. Quindi lo sapete adesso. Quindi sapete chi ha vinto e di conseguenza possiamo finalmente aggiungere la build. E infatti ora sapete che non volendo e non ci avevamo pensato... Praticamente diventa il villaggio dei gatti. Esatto. La nostra zona. Perché tra la casa di Fere e la build vincitrice sarà tutto a tema gatti praticamente. Sì, che poi non è fatto apposta. Cioè a sapere prima che avrebbe vinto quella costruzione magari non avrei fatto la casa gatto. Cioè avrei fatto una casa un po' più seria. Però c'è da dire che è una casa molto bella cioè. Secondo me in realtà ci stava. Forse dovevamo far vincere un'altra persona pensando a questa cosa qua, capito? Ma era troppo bella quella, so. Dai. Vabbè, però... Cioè, anch'io comunque non voglio neanche dare l'impressione che magari se fai qualcosa a tema gatto vinci per forza, perché sennò poi facciamo altri no, video. No, era ben pensato, e fanno, dettagli e così tutti, via. E fanno tutti dei gatti. E io do uno a tutti in quel caso. No, lo sai che poi va sempre a finire in questo modo.
Però cioè, era proprio, non era il fatto che fosse un gatto, perché altrimenti, guarda, se fosse stato solo un gatto, avrei scelto la statua dorata, ti dico la verità. Ti ricordi la statua dorata, che era bellissima, quella del gatto? Però era proprio ben pensata in tutti i dettagli. Cioè, anche dentro, ben arredata, era proprio una costruzione completa, secondo me. Quindi è stato quello. Poi che fuori fosse un gatto, però vedi anche il dettaglio del gatto con la zampetta nel bambù. Cioè, sono proprio tutte queste cose che l'hanno portata alla vittoria. Un diamante. Prendiamo l'ametista. Faremo finta che Fede mi aveva incaricato di andare a prendere l'ametista oggi. Eccomi qua. Non proprio, vero? Meno male che ci sono io. Meno male. Tutte queste uova che ho, nasce qualche altro polletto nel posto giusto. 12 uova, 0 polletti, e ti pare? Raga, che blocco è questo? Che è veramente bellissimo. La calcite, la vuoi la calcite? Guarda che bel blocco la calcite. Vedere? Bello, no, sì, tu prendi tutti i blocchi particolari, possono essere utili. L'abbiamo fatta, 64-64. Ok, raga, possiamo andarcene. Preso un sacco di bella roba. Tranne diamanti, ma vabbè, dimentichiamo. Quindi è andato per una cosa e è tornato con un'altra. L'importante è tornare con qualcosa, secondo me. Allora, io direi che tanto ci possiamo fermare, nel senso che il ritorno non penso sia così... Beh, adesso ci stava un episodio comunque un po' più lento perché ci stiamo preparando alla nuova sfida, e bene o male quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Sì, non è che potevamo inventarci troppa roba, però vabbè, abbiamo formato un po' di cose, dovevamo comunque dare i voti per la prova perché volevo dare comunque i voti ufficiali che li avevamo sempre detti al volo e quindi... Magari dovevamo ripensare bene agli ultime cosettine, anche un po' col senno di poi dell'averne ricevuto un tot e quindi puoi valutare meglio in prospettiva gli altri regali per dare dei voti comunque giusti. Prossimo video, come vi dicevo, avrete la classifica aggiornata in base a questa prova che completerà definitivamente appunto nell'episodio di venerdì e scoprirete la nuova prova che sarà... Sarà caruccia e sarà team, perché è una cosa che vi è piaciuta e che ci avete chiesto di rifare, e quindi ve lo dico già, sarà una prova di nuovo a team. Quanti team? Come funzionano i team? Trovato un diamante adesso. Ah, vabbè, ottimo. Hai visto? Ora ragazzi, muti vi voglio, tutti muti, cioè due diamanti e... Ma... Sei un pagliaccio. Ma che ho trovato? Non me la do... Allora, ma questo stai scherzando? Dove stavo mettendo... Aspetta, raga, tanto lo rompo che non me ne faccio nulla, soprattutto in questa posizione. E buttiamo via questo e questo, che non ce ne facciamo più nulla. La gunpowder la prendiamo tutta, che è molto utile. Il music disc li prendiamo sempre perché vanno collezionati. Le name tag, ovviamente, le prendiamo. Due name tag in più, cara. Perfetto, qua, ce ne servono tante. Mica poca roba. Anche perché mi sa che dovremmo riprendere anche Dimenticato, io te lo dico, Temo. E di nuovo lo stesso music disc? Sì. Koala lo prendiamo. Il grano, non ce ne facciamo nulla. La mela d'oro la voglio perché ci servono per i Garibaldi. Cosa butto? Cosa cavolo butto? La chest. E il music disc, le porte le voglio perché se devo andare sott'acqua mi servono le uova, dai, non me ne faccio nulla. Ok, non mi aspettavo di trovare un diamante e una chest così, anzi una doppia chest così all'ultimo. Bottino in più apprezzato, rende ancora leggermente meglio questa esplorazione, quindi sono contento. Continuo a cercare di salire pian piano. Stavo dicendo comunque che quindi sarà squadre, non vi dico da come funzionano le squadre, qual è la logica, eccetera eccetera, quello lo scoprite venerdì, però sappiate che sarà finalmente un'altra prova in cooperativa tra i partecipanti della serie, che saranno però divisi appunto in varie squadre. Sto riscendendo perché poi mi è venuto voglia di esplorare di nuovo, dato che ho fatto delle cose belle, in realtà ho girato in tondo, quindi niente, risalgo. E ci fermiamo per questo video e ci vediamo nel video di venerdì. Ciao!